La presidente dell'ente sociale Angeli del Terzo Settore, Angela Maria Viscuso, promotrice di questo corso di formazione, ma anche divulgatrice di un nuovo messaggio e di nuovo impegno a sostegno delle donne vittime di violenza. Un corso, il primo corso a Lentini e a Catania. Sì, a Catania. Allora, è stato inaugurato ufficialmente per tutta la nazione l'ENSI, con il quale noi siamo federate, tra l'altro abbiamo fatto questo grande protocollo, sul settore olistico, cioè un modo più specifico per far uscire dalla violenza, dal trauma le donne. Abbiamo sentito, lei ha intervistato le due docenti che si stanno occupando della formazione attuale qua in Sicilia. Questo è un grande traguardo per noi, perché ciò che prima era si sognava semplicemente, adesso veramente abbiamo degli strumenti che prima, e dobbiamo ringraziare la legge 4 del 2013 se ciò si è potuto attuare, che stiamo formando tante consulenti e relazioni d'aiuto, che sono delle figure specifiche per i centri antiviolenza. In questo contesto c'è la riorganizzazione della struttura interna con una Sì. nomina particolare, quindi con la nomina e l'elezione del nuovo Nuova vicepresidente. vicepresidente nazionale si chiama Paola Bulgari, ma non c'è stata solamente questo. Abbiamo l'avvocato Maria Elisa Loisi, che lei è supervisore di tutti i settori degli avvocati, sia civilisti che penalisti. E abbiamo solamente a livello civile l'avvocato Maria Chiara Pantò, che si occupa sia del nazionale del civile che del codice rosa, ovunque si apre, proprio a livello nazionale.